Buongiorno, pronta per il mio caffè latte. Incominciamo quest'altra giornata. Arrivata dal mio piccolo che mi ha aperto il cancello e mi sta aspettando sulla porta. Eccoci arrivati al parco, ora ci facciamo un giretto e poi giochiamo un po'. Allora, oggi non mi sono fermata un attimo e tornata dal parco. Tra l'altro, ho avuto un incontro molto bello, dopo vi racconto perché ora sono un po' di corsa. E mi sono messa a preparare un po' di verdure, miste, fagiolini, patate, zucchine, cipolle, eccetera. Però domani, insomma, perché oggi non sono ancora pronta e devo svegliare il piccolo che ha già dormito una marea di ore. Gli ho taragliato un po' di carotine che avevo fatto ieri con il brodo, un po' di anguria, che così è bella fresca, gliela mangio volentieri, e poi gli ho preparato un po' di pappa, il pollo che avevo fatto andare ieri e così via. Ora vado a svegliarlo, metto il telefono sotto carica perché si sta spegnendo. E niente, mamma fa caldissimo poi col fatto che sto cucinando da ore. Oggi tra l'altro manca l'acqua qui, è un disastro. E siamo sopravvissuti anche oggi, torniamo a casa che ho una fame da lupi. Eccomi tornata a casa, ho pranzato e ho bevuto il mio ginsenghino. Poi mi sono dovuta svegliare un attimo perché avevo la testa che mi scoppiava e ero abbastanza distrutta, quindi mi sono appisolata e adesso sto cercando di risvegliare. Ma andrei avanti a dormire. Mamma mia, sono stanchissima. Dunque, ho risposto a dei messaggi che mi sono arrivati, sempre di richieste di consigli per l'università, per Padova, eccetera. Io sono sempre molto contenta a darvi, insomma, un po' quella che è la mia esperienza personale, cercare di indirizzarvi senza troppo influenzarvi e mi fa molto molto piacere. Adesso devo recuperare il mio documento di identità perché devo mandare la disdetta del vecchio contratto del wifi di Padova, che così almeno mi tolgo un pensiero perché sapete che sono un po' procrastinatrice e quindi ho tutta questa serie di cose che devo fare, che non voglio fare, ma devo prima o poi. Nel mentre vi volevo raccontare dell'incontro che ho avuto oggi al parco. Allora, a parte il ridere che mi faccio, perché ormai ho il mio giro che faccio e ho conosciuto un po' di vecchiettini della zona, piuttosto che appunto sì, nonni con i nipotini, eccetera. E io ovviamente parlo con tutti, faccio amicizia con tutti. Dani in questo caso direbbe: non avevo dubbi, vero Dani? E quindi io mi faccio il mio bel giretto, mi conosco un po' di gente. E oggi vedo questo bambino stupendo sull'altalena, che tra l'altro io pensavo fosse anche più piccolo del mio, invece, scusami, anche, scusate, un po' più grande del mio, invece era più piccolo addirittura, ma non mi sembrava proprio. E allora mi metto lì, li faccio giocare un po' insieme e poi parlo con questo signore che in realtà mi dice che questo bambino è in affido, che arriva dalla Nigeria. E abbiamo insomma iniziato un po' a parlare, purtroppo mi ha raccontato un po' il percorso che ha avuto fino adesso, non per niente facile, mi ha fatto una tenerezza assurda, ma sono anche tanto contenta che ci sono delle persone, insomma, come lui che si prendono cura e mi ha raccontato insomma che adesso stanno aspettando dal tribunale per vedere se riescono a darlo in affido e in adozione, scusate. E mi è venuto subito in mente quella fantastica lezione che abbiamo avuto sulle adozioni internazionali durante il corso di metodi e strumenti per la valutazione del bambino e trovo tutto molto bello. Spero veramente che questo piccolo riceva al più presto una famiglia, anche perché ho scoperto un po' anche quello che è stato il suo passato, come è arrivato,
E quindi ha bisogno un po' di trovare una famiglia che gli dia tanto amore e affetto. E quindi non lo so, sono rimasta stracolpita e cioè, sono anche molto contenta di questo mio lato di conoscere le persone perché mi riempie tanto. E quindi il fatto di essere un po' propensa all'interazione poi mi regala anche queste cose. E quindi io sono molto contenta da questo incontro, spero di rivedere quel piccolino. E niente, insomma, volevo condividerlo con voi. Ora devo mettermi a trovare sta roba burocratica che io detesto, però poi ci togliamo il pensiero, poi in realtà devo fare altri giri di cose perché con Dani abbiamo valutato per il wifi da fare a Padova, molto probabilmente facciamo con Iliad e in più devo ordinare una lavatrice. Devo chiamare per il contratto con cioè, l'allacciatura dell'energia elettrica, che non ho minimamente idea di come fare, perché ci sono due tipi di contratti, devo leggere un po' di robe, che odio, io odio queste cose, veramente, quanti come me. E l'altra volta era stato tutto molto bello e facile, perché ce l'aveva pensato l'agenzia, invece adesso mi devo arrangiare io. Quindi adesso completo queste due cose, visto che mi è passato un po' il mal di testa, ne approfitto, anche perché tra un po' arriva quella festa di mia nipote. E niente, un po' di robe così oggi. Ancora, Sveva, ancora! Ancora, per favore! No! Merendina, anguria, schiaccio un po' di succo di limone. Allora, sto per fare un esperimento, non so se riesce bene, ma ho rubato la piscinetta a mia nipote e volevo mettermi dentro in ammollo a leggere. Solo che sono già le 6 di sera e sta andando un po' via il sole, quindi mi devo spicciare e ci sarà già l'acqua gelida. E mia nipote mi ha sgamato che gli ho rubato la piscinetta, vediamo se non la viene a reclamare. Vi faccio poi sapere se riesce l'esperimento. Domani mi piazzo qua alle 2:30 quando torno. L'acqua è ghiacciata. Però sei stata Dio. Oh, che bella trovata. Ah, mi sa che il resto dell'estate lo passerò qua, poi con questo caldo io adoro il sole tipo delle 6. Immagino di essere al mare a leggere un bel libro sulla sdraio. Oh, che bellezza. Eccoci qua. Ma io perché non ci ho pensato prima a questa trovata? Che goduria. Stupendo. Allora, dopo questa scoperta, la piscina passerà di mia proprietà. E no, scherzo, tanto già domani non ci sono, non so quanto la riuscirò a sfruttare, però ottimo modo per prendere il sole e un attimino deviare da questo caldo. Adesso ho fatto una doccia, mi sto preparando la cena e il pranzo per domani, perché domani, anche domani sarò in giro tutto il giorno. Ho avuto un attimo un imprevisto perché mi sa che la ricotta, nonostante la scadenza fosse tra una settimana, boh, non mi convinceva molto. Quindi cambio di programmi, sugo di melanzane dell'orto con mozzarella a questo punto. Poi nell'acqua di cottura della pasta vado a fare il riso, qui c'è la pasta col sughetto, ora trasferisco sulla mozzarella calda, cioè il caldo che c'è la mozzarella. Ce la posso fare! Stasera ho ceduto a un peccato di gola, mi sono mangiata un po' di gelato al cioccolato e adesso mi stavo godendo un po' di panorama. Io adoro, mi soffermerei a guardare il cielo, soprattutto con questi colori, sempre, cioè così, perdermi. Cioè, è una meraviglia. Dai, che bello. Comunque io che mi vado a vedere i corsi di laurea magistrale a Padova. Vabbè, invece che rilassarmi un po'.
Adesso però chiudo tutto e vado a dormire. Quindi, come sempre, io vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a lasciare un like a questo video. Come sempre, qua trovate i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi, come sempre, ci vediamo domani. Ciao!